E qui vediamo Vinokourov, probabilmente l'ammiraglia, alla guida dell'ammiraglia c'è Scheffer, direttore sportivo, probabilmente gli sta dicendo che Evans e Sastre sono in ritardo. Beh, sicuramente grazie alle radioline, appunto, di cui si parla tanto in questi ultimi mesi, radiolina sì, radiolina no, però sicuramente grazie a questo mezzo tecnologico i corridori sanno sempre perfettamente come si sta delineando la situazione in corsa, e dobbiamo dire, per uno come Vinokourov, come per Basso, come per Nibali, è importantissimo sapere che Evans è rimasto dietro. 25 secondi intanto. E mi sembra che nel gruppo di testa tra i velocisti ci sia anche Sascha Modolo della Colnago. Sascha Modolo che ha avuto un contatto ieri nella volata con Robby McEwen. Savoldelli con il primo gruppo, inquadrato adesso dall'alto, sono circa 20-25 corridori, no Paolo? Sì, ci sono 20-25 corridori e il vento è forte, nonostante sia piccolo il gruppo tutti cercano di stare davanti. Vedo Garzelli, Scarponi, Carpez, Ondo, che a questo punto sarà uno dei pochi velocisti restato davanti. C'è anche Modolo in questo, Sascha Modolo in questo gruppo, Paolo? Chi? Sì. Sascha Modolo. Eccolo là. Eccolo là, sì, lo vediamo adesso nella nostra inquadratura. Abbiamo visto anche Paolo Tiralongo della Astana. C'è anche Miller, Auro. Questo è il distacco visivo tra il primo e il secondo gruppo. Adesso prova a rompere gli indugi, cade l'Evans, capisce che forse la possibilità di rientrare ancora c'è e dunque si mette la maglia rosa davanti a tirare, proprio in vista del cartello che indica 5 km al traguardo. Greipel è davanti ovviamente ed è quello che anche come squadra è messo meglio. Sì, Greipel potrebbe addirittura conquistare la maglia rosa, sempre una quindicina i secondi, anzi qualcosa in più, 20 secondi di ritardo. 20 secondi anche con il cronometraggio in tempo reale, 22 secondi adesso il ritardo per il gruppetto di Cade Evans, che ha capito che non c'era grande collaborazione da parte degli altri componenti questo secondo plotone, perché ovviamente chi ha uomini di classifica davanti certo non può dare cambi per dare mano a Evans a rientrare. Sicuramente uomini Liquigas non tirano, abbiamo visto chi gli Astana non tirano, i Cervelo non tirano, i Liquigas non tirano, solo ovviamente Cervelo e solo, non diciamo BMC, diciamo Cade Evans. Vinokourov, lui è davanti, ha qualcosa da ridire Marco Pinotti. Tanti uomini dell'HTC, abbiamo visto anche Linus Gerdemann, Pinotti, Adam Hansen, sempre dell'HTC, abbiamo visto anche Linus Gerdemann sulla sinistra. Bravi Garzelli e Scarponi. Bravissimi. C'è anche Carpez in coda, uomo di classifica della team Katiuscia. Michele Scarponi, che è sempre stato molto molto attento sia nella tappa di ieri sia in questa di oggi, ed è stato bravissimo a schivare tutti gli ostacoli, tutte le trappole, e ce n'erano tante, che presentavano le due tappe in Olanda. Qualcosina hanno recuperato dietro, da 22 secondi adesso siamo a 18, questo il ritardo del gruppetto di Cade Evans nei confronti della testa della corsa, quando mancano 3,5 km al traguardo. Potrebbe rimanere così il ritardo, adesso davanti ci sarà Bagara, tra un po' comincerà il forcing dell'HTC per portare nella miglior posizione Greipel. Attenzione, un'altra caduta ci viene segnalata subito con Paolo Savoldelli. È caduto Pinotti con un altro corridore, non si è fatto male, si è già rialzato, ma ormai per lui la corsa è andata. È Modolo. Io vedo pedalare molto bene Milla. Dovrebbe trattarsi di Sascha Modolo, l'altro corridore caduto insieme a Marco Pinotti, e facevano parte tutti e due della testa della corsa, del primo gruppo, 3 km al traguardo, entrando a Middelburg. Adam Hansen in prima posizione, HTC. HTC, dunque la squadra di André Greipel, il leader nella classifica dei plurivittoriosi in questa prima parte della stagione, lui che l'anno scorso ha chiuso il 2009 con la bellezza di 20 vittorie. Già 11 quest'anno.
i canali di Middelburg. Sarà proprio lungo un canale l'ultimo chilometro di questa tappa. Poi ricordiamolo, questa curva a sinistra molto insidiosa, una curva stretta quasi a 90 gradi che immetterà sul rettilineo di arrivo lungo appena 280 metri, e non è neppure un rettilineo vero e proprio perché c'è una leggera semicurva a sinistra. Attenzione anche alla contropendenza dell'ultima curva. Sempre lui, sempre Adam Hansen, corridore australiano. Siamo ormai ai meno due chilometri al traguardo, e qua con le inquadrature siamo dietro dove si rincorre e dove si è preso l'incarico Cadel Evans di rincorrere. Gli dà una mano Foten in seconda posizione, corridore del team Milram. In questo gruppo anche la maglia rossa di Tyler Farrar, che dunque difficilmente oggi, praticamente impossibile, potrà fare la volata. Siamo a 1700 metri dal traguardo, era caduto ieri Farrar, era riuscito a rientrare in gruppo e a vincere la tappa, cosa che oggi non potrà fare, non potrà riuscirgli. Mi sembra che ci sia anche Wouter Swelands, corridore velocista del team Quickstep. Eccoci di nuovo dietro ai 1600 metri con il gruppetto di Cadel Evans, che a questo punto deve sperare almeno di limitare i danni. Volata atipica dunque, volata particolare, molto particolare anche oggi, così come era stato ieri sul traguardo di Utrecht, vicini ormai allo striscione dell'ultimo chilometro, il triangolo rosso che indica gli ultimi 1000 metri. Ondo, che ieri tirava la volata a Petacchi, potrebbe essere lui a farla in proprio. Eh sì, chiesto proprio da Alessandro Petacchi come ultimo uomo del treno della Lampre, invece oggi la dovrà fare per forza lui da solo la volata, Danilo Ondo. Siberg, Gossa, Greipel, Ondo, sono questi i primi quattro. Poi Greipel è in terza posizione, dietro di lui abbiamo visto Ondo, poi c'è Weylands, e poi Weylands della Quickstep, e poi Forster. Un treno vero e proprio quello che è riuscito a portarsi all'ultimo chilometro André Greipel. C'è anche Brown della Rabobank e c'è anche Blight dell'Omega Pharma. In seconda posizione adesso André Greipel a 350 metri, si volta Goss per controllare la posizione del suo capitano. Eccola qua la curva a sinistra di cui abbiamo a lungo parlato, e entra nella rettilineo d'arrivo nella posizione peggiore. Brown, adesso Weylands, è Greipel che ha perso la ruota di Goss, c'è Weylands davanti, poi prova il rientro Brown ed è Weylands che invece vince la terza tappa. Brutto errore da parte di Greipel, perché Goss era proprio in prima posizione, ha perso la sua ruota Greipel, la vittoria di Weylands davanti a Brown. E questo è il gruppetto invece di Cadel Evans, che arriva adesso all'ultima curva, è aumentato il distacco del gruppo di Cadel Evans, siamo già a 25 secondi. Ancora una volta una tappa completamente pianeggiante ha dato dei verdetti molto molto importanti anche in chiave di classifica generale, perché ricordiamo che davanti c'era per esempio Ivan Basso per quanto riguarda gli italiani, per quanto riguarda gli uomini di classifica 45 secondi il ritardo del gruppo di Cadel Evans, che perde e perde tantissimo in una tappa che non presentava neppure un gran premio della montagna. Volata tipica ieri a Utrecht, volata atipica oggi a Middelburg. Rivediamo le ultime fasi di questo sprint. Guardate, i tre dell'HTC, rimane adesso Goss davanti in seconda posizione, già però fa fatica a tenere la ruota del suo compagno di squadra André Greipel. Guardate Goss continua a voltarsi per cercare letteralmente Greipel, che qua perde la ruota del suo compagno di squadra ed è bravissimo ad infilarsi tra i due. Proprio Weylands tiene la sua ruota Graham Brown, ma Weylands non si prende ed è lui che vince la terza tappa del Giro d'Italia. È una mezza sorpresa, Weylands è un buon velocista, a volte tira le volate a Tom Boonen. Vedete anche la rincorsa di Brown, poi terzo Forster, quarto Ondo, che diciamo che è rimasto tagliato fuori prima della curva perché poi qualcuno ha avuto più
coraggio di lui. E intanto Davide, scusa ti interrompo perché c'è una notizia importante, cambia di nuovo la maglia rosa. Adesso è sulle spalle di Alexander Vinokurov. Wiggins dopo la prima tappa, Cadel Evans dopo la seconda, Alexander Vinokurov per il rientro in Italia. Dunque si tornerà, ripartirà il giro dalle nostre terre, dalle terre del Piemonte con la cronosquadre da Savigliano a Cuneo con la maglia rosa sulle spalle di un kazako, Alexander Vinokurov. Qua intanto rivediamo l'arrivo a braccia alzate di Waylands che ha vinto avanti a Brown in classifica generale. Al secondo posto l'australiano Richie Porte davanti a Nibali. Wow. Un ritardo di un secondo per, scusa, davanti a Miller, un ritardo di un secondo per Miller, 5 secondi invece in classifica generale il ritardo di Nibali.